Se sei un grande nostalgico di Baywatch, ti piace nuotare, magari anche quel profumo di cloro che emanano le piscine, oppure ti piace proprio la salsedine sul corpo e passeresti ore e ore in riva al mare, e magari possiamo dire che ti piace aiutare le persone in difficoltà. Beh, se hai tutte o anche solo alcune di queste caratteristiche, allora potresti fare proprio il bagnino. Ciao, io sono il professor Marco Doria e sono il direttore di Digital Campus, una business school che eroga master. La mia missione è quella di portare i ragazzi al raggiungimento del proprio potenziale professionale. E in questo video voglio spiegarti come diventare un bagnino. Facciamo subito una precisazione. Non si parla di bagnino quando si parla in termini tecnici, ma si parla di assistente ai bagnanti, che comunemente è chiamato bagnino. Può operare sia al mare sia in piscina, quindi presso impianti all'aperto o impianti al chiuso, e si occupa principalmente della sicurezza dei bagnanti. Nella fattispecie può operare in tre ambiti, quindi in piscina, nei laghi e fiumi chiamati acque interne e nel mare chiamate acque esterne. Al mare, sulla base delle condizioni meteorologiche, ma anche dei venti e delle correnti, ad esempio possibilità di temporali, fulmini, mareggiate, onde alte, eccetera, suggerisce ai bagnanti quale sia il comportamento più opportuno da tenere in mare. Il bagnino vigila sulle persone che si trovano in acqua e interviene prontamente in caso di pericolo o rischio di annegamento. In piscina, invece, monitora il comportamento dei bagnanti sia a bordo vasca, evitando per esempio che qualcuno correndo possa scivolare, sia dentro la vasca. Anche in questo caso, se vede delle situazioni di pericolo, interviene in prima persona. Molto spesso in piscina, se non c'è anche una figura apposita, controlla che l'acqua abbia il corretto dosaggio di cloro, pH e temperature richieste. Ora però concentriamoci sul percorso di studi. Diciamo che non è richiesto nessun particolare titolo di studio pregresso, quindi una laurea o un diploma, ma è obbligatorio frequentare un corso professionalizzante. Al termine di questo corso, dal quale bisogna poi sostenere un esame abilitante, si può ottenere il cosiddetto brevetto da bagnino. Esistono diversi livelli di corso, cui corrispondono altrettante differenti abilitazioni. Assistente bagnanti per piscina più acque interne, quindi ve lo ricordo laghi e fiumi, infine per acque interne ed esterne, quindi il mare. Attenzione però, il brevetto, questo è importantissimo saperlo, non è valido per sempre. Significa che ha una durata temporale, che è limitata a 3 anni. Quando scade, va ovviamente rinnovato per poter esercitare la professione in regola. Poi ci sono strutture e società che richiedono corsi di aggiornamento costanti ai propri bagnini, che questo male non fa, anzi, meglio per il professionista. Quali sono i corsi da frequentare? Allora, attualmente i 3 migliori enti in Italia che erogano corsi per diventare bagnino abilitato alla professione sono la FIN, Federazione Italiana Nuoto, la FISA, Federazione Italiana Salvamento Acquatico, e la SNS Genova, la Società Nazionale di Salvamento Genova. Ma cosa prevede la legge qui in Italia? Allora, per quanto riguarda le piscine, è obbligatoria la presenza di un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività, quindi nell'acqua, supera le 20 unità. Oppure in vasche con una superficie d'acqua superiore a 50 metri quadrati. Se la vasca, per esempio, misura più di 400 metri quadrati di superficie, devono essere presenti almeno 2 bagnini. Al mare, invece, è tutta un'altra storia. La legge impone un numero idoneo di nuotatori di salvataggio, e questo numero idoneo è stabilito dalla normativa regionale di riferimento. Nonostante questo, però, la legge dà riferimenti ben precisi. Dice, infatti, che questo numero idoneo è di 1 bagnino ogni 80 metri di costa. Parliamo di money. Quanto guadagna un bagnino? Allora, lo stipendio medio di un bagnino in Italia sono 1.300 euro netti al mese, che possiamo definire circa 11 euro lordi l'ora. È un stipendio, una paga inferiore di 250 euro rispetto alla retribuzione mensile media in Italia. Lo stipendio di base sono 600 euro netti al mese,
mentre lo stipendio massimo a cui può ambire un bagnino può superare anche i 1800 euro netti al mese. Ma entrando nel vivo della professione, cosa serve davvero per essere un bagnino? Parliamo delle famosissime hard skills. In primis, ovviamente, la materia principale di tutto quanto è il salvataggio acquatico. Quindi deve essere certificato per il salvataggio in acqua e deve essere in grado di effettuare salvataggi in modo rapido ed efficace, perché in caso di emergenza ovviamente possiamo immaginare che non ci sia tempo da perdere. Deve avere delle nozioni di primo soccorso, quindi conoscere e saper applicare le procedure. Deve avere conoscenza di rianimazione cardiopolmonare, detta anche RCP. Deve essere quindi addestrato per intervenire in caso di arresto cardiaco. Deve essere un grande conoscitore delle acque, cioè comprendere la dinamica dell'acqua, le correnti, le maree, le onde. Chiaramente questo per valutare il pericolo e prevenire incidenti. Deve essere un esperto di attrezzature, quindi utilizzare e mantenere le attrezzature di salvataggio, come esempio le boe, le corde, i defibrillatori e i dispositivi di primo soccorso. Chiaramente deve essere un conoscitore delle regole e delle normative, quindi conoscere le leggi, le regolamentazioni e le normative relative alla sicurezza in acqua, comprese anche le regole della piscina o della spiaggia in cui lavora. Chiaramente abilità di comunicazione radio, che può essere richiesta quando bisogna comunicare con altri membri del team oppure con i servizi di emergenza. E poi possiamo aprire quella bellissima parentesi delle soft skills di cui nessuno parla, ma che, come dico sempre, per me sono importantissime. Innanzitutto metterei in primis l'attitudine al servizio. Quindi ci riferiamo proprio al servizio di assistenza ai bagnanti, cioè che significa rispondere semplicemente alle loro domande quando si tratta chiaramente di sicurezza in acqua. Quindi gestire le preoccupazioni e fornire anche un ambiente sicuro ed accogliente per quanto riguarda proprio la sicurezza in mare. È chiaro che il bagnino non ha il vero scopo di assistere in spiaggia facendo il cameriere, quella è un'altra cosa, ok? Che poi qualcuno lo fa, questo però non rientra nelle sue mansioni. Lui si deve occupare di gestire appunto la sicurezza delle persone, quindi assistere significa comunicare e dare le giuste informazioni ai bagnanti. Un'altra soft skill importantissima è l'autocontrollo. Chiaramente il mantenimento della calma in situazioni di stress è indispensabile. Consideriamo che siamo davanti a una persona che deve prendere decisioni molto difficili, rapide e che devono essere anche efficaci, rispettando la normativa. Chiaramente la capacità di osservazione, stiamo parlando di una persona che deve essere attento e vigilante per rilevare potenziali pericoli e rispondere chiaramente in fretta. E in effetti il bagnino che fa osserva i bagnanti. Detto questo, ci aggiungo anche che deve essere una persona che ama stare in forma. Si tratta di un mestiere in cui la prestazione fisica può essere quella che fa la differenza davvero tra la vita e la morte di una persona. Bisogna essere veloci e agire in fretta. È chiaro che non dobbiamo immaginarci il classico Baywatch, ok, The Rock, è super muscoloso ed è questo il fisico che serve per fare il bagnino. No, però chiaramente una persona che mentalmente è predisposta all'allenamento è una persona che ha poi una prestazione veloce quando si tratta di salvare qualcuno in acqua, è sicuramente più accettabile che una persona che non si allena e che non ha un fisico adatto a essere pronto e performante. Parliamo poi degli ostacoli, come al solito, di questo mestiere. Quello che ci tengo a sottolineare più di tutti come ostacolo è proprio derivato dal settore, ovvero pare che ci siano circa 30.000 assistenti bagnanti in tutto e che meno del 50% di questi sia assunto regolarmente con un contratto. Non voglio quindi dire tutti assumono bagnini in nero, però questo è un dato che potrebbe essere confermato ed è abbastanza grave per quanto riguarda appunto un professionista che fa un lavoro così importante. C'è anche da dire che c'è un elevato tasso di concorrenza, soprattutto nelle località turistico-balneari, quindi essendo che c'è tanta gente che vuol fare il bagnino, è ovvio che qualcuno se ne potrebbe approfittare e lavorare
senza offrire un contratto al prezzo più basso, proprio perché ci sono tante persone che lo vogliono fare. E se vuoi fare questo mestiere, impuntati perché ti sia fatto il contratto, perché il bagnino, operando per salvaguardare la sicurezza delle persone, ha una grande responsabilità, anche una responsabilità civile e legale. Quindi, in caso di incidente, meglio farsi trovare in regola. C'è poi il problema della stagionalità. Chi lavora in acque esterne, quindi nei mari, ovviamente lavorerà più d'estate, perché d'inverno è veramente difficile che un bagnino lavori. Quindi bisogna anche capire che potrebbe essere difficile avere un sostentamento per tutto l'anno. Certo, c'è chi fa la stagione estiva e poi la stagione invernale se la fa nelle piscine al chiuso, è possibile. Difatti bisognerebbe poi capire quanto una persona voglia veramente fare il bagnino. È una cosa per cui vuoi fare quello e basta? È un lavoro passeggero che vuoi fare mentre studi? Questo potrebbe essere assolutamente un'ipotesi. Oppure lo vuoi fare come secondo lavoro? E anche questa è un'ipotesi considerabile. E in tutto questo, chiaramente, oltre a consiglio di essere prestante e performante, non diciamo un bodybuilder professionista, non serve essere Andrea Presti, però insomma una persona allenata sicuramente può fare questo lavoro nelle migliori condizioni, e sicuramente sono richieste anche condizioni di salute ottime. Anche proprio per accedere al corso è necessario comunque presentare un certificato medico. Bene, se il tuo sogno quindi è quello di diventare un bagnino, non ti resta altro da fare che tirarti sulle maniche, prendere il brevetto e cominciare a lavorare. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando un like, e se hai necessità di conoscere qualche altro mestiere, vuoi che lo approfondiamo insieme, scrivimelo nei commenti. Per il resto, ci vediamo alla prossima. Ciao!